Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Siamo sempre qui con il nostro Willy l'Impavido in Demon's Souls Remake. Per andare avanti, per proseguire per questa strada dopo aver affrontato il demone fiammeggiante che ci ha dato del filo da torcere, ma il nostro Willy ce l'ha fatta sempre comunque. Sì, cazzuto e cattivo come sempre, ce l'ha fatta il nostro Willy. Ci ha sbloccato questa strada e adesso dobbiamo proseguire per di qua. In realtà non so cosa ci possa essere qui dentro, qui dietro, non ne ho la più pallida idea. Potremmo benissimo anche andarcene e fare e visitare qualche altro luogo. Però sono troppo curioso e quindi ci buttiamo. Dio Drago. Cioè, ma subito così. Cioè, ma veramente? Cioè, subitissimo, così un altro boss. Il Dio Drago. Ma il nostro Willy non è pronto. Cioè, ma state scherzando? Ma siete seri? Ma state scherzando? C'è qualche problema, eh. C'è qualche problema, non credo che siamo pronti a superare questa fase. Non lo so, ragazzi. Ci riprovo, ma secondo me non siamo pronti, non siamo pronti per niente, ma per niente. Il nostro Willy non è pronto, non è pronto. Cioè, ma guardate che colosso. Ma ci spazza. So, allora. Non so ragazzi se dobbiamo effettivamente affrontare sto grandissimo drago enorme. È un colosso, è un colosso. È veramente mastodontico. Oppure dobbiamo andare per tentativi a culo e riuscire magari così a farcela. Perché dobbiamo effettivamente scappare, cioè dobbiamo allontanarci. Sì, ragazzi, questo pezzo si va per tentativi. Per tentativi. Vediamo, ci riprovo, poi vediamo un po' se continuare per di qua oppure a cambiare strada e farci qualche altro posto, visitare qualche altro luogo perché, come vi ho detto, non credo che siamo abbastanza preparati per questo luogo così estremamente. Perché questo qui ci dà un colpo, neanche ci colpisce, vedete, ci colpisce con le macerie.
come cazzo mi ha beccato? Ma non è vero, ma come cazzo mi ha beccato? Non so ragazzi, non credo sia... Non credo sia un problema di forza, di abilità, eccetera, ma per niente. Non dobbiamo farci vedere da sto bastardo. Cioè... Mi ha visto. È tosta ragazzi, è tosta. È un problema. Mi vede. Siamo distantissimi dal... da quel cumulo di macete. Siamo troppo lontani. Mi vede troppo. Cioè, impossibile. Rischio ragazzi, rischio. Usa. Sì. Calma, calma ragazzi, calma, calma. Cerchiamo di distruggere queste macerie così.
abbiamo veramente danneggiato, eh. Speriamo di farcela, ragazzi, non possiamo fallire proprio ora. Sì, cazzo, sì! Sì! Attenzione, attenzione! Occhio! Dobbiamo farlo fuori, dobbiamo finirlo, ragazzi! Dai, Willy. Forza, Willy, manca poco. Demone distrutto, vai! Trentasettemila anime! Anima demone drago! Grandissimi! Grande Willy! È troppo, troppo cazzotto il nostro Willy, ragazzi! Non c'è niente da fare! Ce l'abbiamo fatta! Anima soldato leggendario, adesso raccattiamo tutto quello che possiamo raccattare. Dai, non è stato difficile, bisognava solo essere pazienti, stare tranquilli, avere un po' di calma. E così... e così ci abbiamo fatto. C'è qualcos'altro da raccogliere. Non so se ci siamo lasciati qualcosa dietro, perché mi è sembrato di vedere qualcos'altro di interessante. Vabbè, ci facciamo un giro. Poi tanto l'altro falò non è mica distante da questo, eh. Quindi
per esempio qui. Non so se c'è qualcosa, c'è un oggetto qui, però non so come ci arri come arrivare. Ma anche no, ma anche no. Non lo so. Veramente non lo so, non lo so. Vabbè, non fa niente, non mi importa. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo sconfitto questo boss. Questo demone, dio drago. Bene, bene, bene. Non pensavo di farcela. E volevo subito abbandonare questa boss fight, ragazzi, perché ho detto no, non siamo in grado di affrontare un colosso simile. E quindi ho detto magari ci torneremo più avanti. Però poi ho visto che la boss fight era molto particolare, era molto strana. Quindi ho detto non credo sia questione di forza, credo che sia questione di velocità, di destrezza, diciamo, di essere veloci, di non farci beccare. Alla fine era così, alla fine era così. Comunque, torniamo al Nexus. Allora, siamo di nuovo qui. Salve signorina. State cercando il potere dell'anima, sì? Sì. Toccate. Allora, facciamo vitalità, almeno due punti. Mi sembra anche giusto. Resistenza. Dal suo involucro partita. Che la forza sia concessa così che il mondo sia curato. Che il mondo sia curato. E facciamo magia. Vai. Avete finito? Ok, ho finito. Arrivederci. Chi è? Ho peccato. Ho giurato fedeltà a Saturbane, ma non ho potuto aiutarlo. Chi è? E ora sono fuggito, abbandonando il venerabile. Ma solo che sei? Ogni tanto. Signore, uniscimi. Arriva qualcuno. Perché così non ho la forza di farlo io stesso. Oh, venerabile. Non oso immaginare le condizioni in cui versate. Nel profondo delle tenebre, dove mai luce alcuna splende, continuerete a pregare anche in tal supplizio. Oh, venerabile, non oso... Vabbè, ascolta, bello, ciao. Tu chi sei? Oh, anche voi siete un discepolo di Dio. Anch'io sono in missione per combattere. Posso condividere il potere di Dio con voi? Non siate schivo, siamo fatti della stessa stoffa. Ah, quello di... Nasconde dagli spettri nero, riporta l'utilizzatore, recupera PF. Porca miseria, questo è utile. Cura l'avvelenamento. Questo è dei miracoli, recupera PF. I miracoli sono opera di Dio. Che le vostre opere siano specchio delle sue. I miracoli come si utilizzano? Un miracolo molto semplice ripristina i PF di chi lo usa. Una semplice espressione del potere di Dio, i guerrieri sacri pregano per questo miracolo nelle loro solitarie e peregrinazioni. Naturalmente non ho analizzato slot di memoria.
Non lo so, forse non possiamo ancora lanciare miracoli, ragazzi. Perché non ci fa fare niente. Non so bene come funzioni questa cosa. Comunque, vabbè, l'abbiamo acquistata e ce l'abbiamo. Più avanti potrebbe tornarci utile. E lui? Ah, salve! Ehi, mi ricordo di te. Sono felice di vederti. Beh, ci conosciamo da tempo. Quindi ti farò un buon prezzo, eh? Anello d'oroso. Ma ce l'abbiamo già. O sbaglio? Erba mezza. Vabbè, dai, ci prendiamo 3 erba mezza, visto che abbiamo queste animelle. Arrivederci, arrivederci. Dunque, ragazzi, dunque, a questo punto io sarei anche tentato di andare in una nuova zona, ma mi vorrei anche visitare e vorrei recuperare un po' di cose nelle zone che abbiamo già visto, ma penso che lo farò per conto mio, quello. Santuario del Dio del Drago. Torre di Latria. Prigione delle Speranze. Latria, terra della regina della Torre d'Avorio. Un vecchio pieno di rancore assassinò la regina e gettò in prigione i nobili sopravvissuti. Ora vittime di guardie disumane. Soltanto i lamenti dei prigionieri sfuggono a quel carcere. Accogliente. Molto, molto, molto accogliente, devo dire la verità. Vabbè ragazzi, facciamo una cosa, io per il momento non voglio andare in nessun altro luogo, abbiamo un po' di tempo a disposizione e direi che torniamo alla forgia, ci facciamo un giro alla forgia bene per bene e cerchiamo di recuperare magari qualche oggettino che ci siamo lasciati dietro, perché in effetti non avevo recuperato tutto. Comunque c'è questa spada che sembra molto... pezzo di merda. Oh!
Ragazzi, adesso iniziamo a ragionare. Colpa mia. Sono stato troppo avventato. Non c'è problema. Tanto vi risparmierò un bel po' di strada, eh. Io adesso voglio testare un po' questa nuova spada. Effettivamente fa davvero un ottimo lavoro. Allora, tipo, questo oggetto non l'abbiamo raccolto. Erba crescente, vabbè. Poi ce ne stanno altri due qui di oggetti che non ho raccolto. Anima di un eroe sconosciuto. Scudo d'acciaio, ok. C'è un oggetto lì. Non so se riusciamo a prenderlo da qui. Deve essere un modo per arrivare sopra quel tetto. Di merda, vattene un po' a fanculo. Perché altri? Pietra filatrice di Ed. Oh, my God.
schegge di pietra chiara, schegge di pietra chiara. Ok. Tutto schegge di pietra chiara. Ok. Va bene, dai. Ce ne possiamo anche andare da questo luogo così sinistro. Ne ho fin sopra i capelli. Il nostro Willy si è un po' rotto i coglioni, eh. Possiamo anche andarcene. Che mira, cazzo, che mira. Come cazzo ha fatto a beccarmi da lì? Vabbè, quelle anime non voglio perderle. Le ho guadagnate faticosamente, ammazzando di nuovo questi grandissimi pezzi di merda, quindi... Ah, stanno lì sotto. Vabbè, che cazzo me li avete messo lì sotto adesso? Guardate, guardate il casino che sta succedendo. Vabbè, 2000 anime, possiamo acquistare un po' di erbette, qualcosina la possiamo fare. E che cazzo, mica si buttano, non si butta niente qui ragazzi, non si butta niente. Vabbè dai, ho recuperato un po' di oggetti, a parte il fatto che abbiamo trovato uno scudo, ma penso che pesi troppo, sì, pesa un sacco. Poi non sono abbastanza forte per usare quest'arma con una mano, ma puoi usarla con due, no vabbè. Che cosa ci serve? Forza 18. Beh, questo scudo però adesso lo possiamo equipaggiare, ok. Prima non potevamo equipaggiarlo, bene. Lei, buon uomo, cosa ha da offrire? Un po' di erbette. Le prendiamo. 13, 13, non sono poche. Va bene. Ce ne andiamo da qui. Torniamo al Nexus. Ok, a questo punto ci possiamo buttare in una nuova zona. Sì. Ho perso un po' di tempo perché volevo assolutamente recuperare quegli oggetti che mi ero lasciato alle spalle. Quindi non so se vi avrò lasciato il pezzo intero, per intero, oppure vi avrò fatto diversi tagli, molto probabile, anche perché alcune cose posso anche non farvele vedere, posso anche risparmiarvele. Però era per, diciamo, completare per bene questo episodio, visto che abbiamo affrontato il dio drago, che io ci ho messo un po', ma vi avrò risparmiato tutti i tentativi, quasi almeno la maggior parte dei tentativi ve li avrò risparmiati. Comunque, torre di Latria, arcipietra della regina della torre, ci buttiamo qui, andiamo per ordine, oppure qui che c'è? Ma questa è rotta. Cazzo. Cripta delle tempeste, limite dell'isola, valle della corruzione, abisso corrotto. Tutti i luoghi accoglienti, eh. Andiamo qui. Torre di Latria. Vai. Prigione delle speranze. Bene, bene, bene. Ragazzi, io mi fermo qui con questo episodio. Già il luogo molto tetro, molto scuro. Non promette nulla di buono. Poi andremo a rivisitare anche il castello di Boletaria, perché anche lì ci siamo lasciati un sacco di roba dietro da raccogliere e da visitare. Dobbiamo ancora vedere se possiamo accedere a quel cancello enorme dopo il cavaliere della torre, perché era chiuso. Forse adesso abbiamo sconfitto un arcidemone. Non lo so se tra questi ultimi boss, tra questi ultimi demoni che abbiamo affrontato, effettivamente uno era un arcidemone, non ho la più pallida idea, però
Lo vedremo poi, lo vedremo poi. Non si apre. Vabbè, ragazzi, io mi fermo qui, come stavo dicendo. Meglio, perché io sono troppo curioso, voglio dare un'occhiata, voglio andare avanti, ma è meglio fermarci qui con questo episodio, ragazzi. Mi raccomando, lasciate like, condividete se il video vi è piaciuto, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.